minuto prima del match, mister Angotti. Per fare un breve resoconto, l'Oreste Angotti sembra non temere rivali. Un pareggio e 8 vittorie. La sua squadra resta imbattuta e rimane da sola in testa alla classifica. Nei nostri incontri abbiamo più volte insieme analizzato le prestazioni. Questa volta è veramente difficile trovare qualche piccola pecca nella squadra contro l'Atletico Altomonte. Ci siamo lasciati condizionare dal risultato o ci conferma che la prestazione è stata una delle migliori? No, innanzitutto saluti a tutti. Sicuramente è stata un'ottima prestazione quella dei ragazzi. Il risultato è dettato anche dall'impegno e dalla paura della settimana scorsa. Comunque la settimana scorsa, sottovalutando l'avversario, abbiamo rischiato, quindi questa volta abbiamo preparato la partita appunto senza sottovalutare l'avversario. Ci è andata bene che abbiamo segnato poi nei primi 10 minuti di gioco, quindi poi è venuto tutto più facile. Diciamo che nessuna pecca non direi, perché il risultato sì, è un risultato che dice che è stata facile la partita, però non del tutto, perché poi alla fine abbiamo avuto delle difficoltà all'inizio della partita a centrocampo. Infatti più di una volta ho dovuto riprendere i due centrocampisti perché stavano troppo alti, quindi molto distaccati dalla difesa, quindi si creava un buco tra centrocampo e difesa, dove l'Altomonte con due occasioni ci ha messo in difficoltà. Durante l'ultima partita si è accomodato in panchina con una tranquillità ancora non riscontrata, tanto da farle meritare un 10 più nel pagellone di Urlandini. Era giù di tono, come qualcuno ci ha maliziosamente suggerito? No, assolutamente. Allora, il motivo che ero più tranquillo qual è? Che ho visto i ragazzi troppo tesi e quindi non potevo mettere ancora più agitazione, insomma, ai ragazzi. Quindi me la sono tenuto un po' dentro, anche se poi a fine partita, insomma, ero molto più rilassato. Il problema è stato proprio questo, perché ho notato in alcuni giocatori che c'era molta tensione per questa partita, magari la paura di perdere, tantissimo altro, e quindi ho cercato di stare più tranquilli io affinché potessero stare più tranquilli anche loro. Quindi questo è stato l'unico motivo. Per continuare con le indiscrezioni, qualcuno ci ha segnalato che a fine partita c'è stato qualche piccolo screzio con un giocatore. È vero? E se la sente di affrontare l'argomento? Guarda, ormai ci conosciamo, quindi sapete benissimo che io dico le cose tranquillamente, come le dico nello spogliatoio, le dico qua a voi e a tutti quelli che ci seguono, perché comunque noi dobbiamo far conoscere le cose positive e anche quelle poco positive della nostra squadra, no? Sì, è successo un piccolo screzio con un giocatore, ma è finito poi subito, perché comunque ci siamo capiti nel momento in cui l'ho sostituito, perché giustamente tutti vogliono giocare anche fino all'ultimo secondo, però è anche giusto che un altro giocatore entrasse al posto per dimostrarmi quanto vale e quindi dargli una possibilità anche al risultato acquisito a qualcun altro di poter dire la sua, no? Quindi c'è stato questo piccolo, diciamo, disappunto tra me e Rio, però è risolto tranquillamente. Contro l'Atletico Altomonte, appunto per collegarmi alla sua risposta, ha schierato nuove forze. Chi l'ha convinta di più? Ma diciamo che ho fatto tutte le sostituzioni per la prima volta in questo campionato, che abbiamo a disposizione 5 sostituzioni, questa volta le ho fatte tutte. Diciamo che il tempo è stato pochissimo che ho impiegato questi ragazzi, quindi diciamo che non hanno avuto grande possibilità di esprimersi al meglio, però sia l'esordio di Salerno, che diciamo che è entrato bene in campo, e sia, diciamo, l'entrata di Marco Passarello non mi è dispiaciuta. Con la verità, quello che a me è piaciuto di più, anche se solo per 5 minuti, è stato Vita, perché comunque mi ha dimostrato risultato acquisito sul 4-1, è entrato in campo, ha avuto anche un'occasione per poter segnare, quindi insomma mi ha dimostrato che anche per soli pochi minuti l'impegno l'ha messo. Per riprendere quanto ha appena detto, ha più o meno fatto giocare tutti i ragazzi a sua disposizione. A questo punto ha in mente una formazione ideale o ancora non l'ha trovata? Diciamo che se andiamo a vedere tutte le partite ci sono sempre quelle 8 persone fisse, stabili, che comunque giocano quasi sempre, insomma, nella squadra. Diciamo che la formazione ideale c'è tutte le,
la settimana è quella ideale. Ho fatto giocare quasi tutto, fino adesso sono entrate 25 persone, anche per soli 5 minuti, 10 minuti, poi diciamo che la formazione ideale cambia di settimana in settimana, perché è giusto che chi si impegna in allenamento giochi. Le giro ora qualche ritaglio di domanda pervenutaci in redazione. Della serie Siamo tutti allenatori, le chiedono. Fazio, con l'ennesima parata, è un'affermazione in campo? Io penso che Fazio, diciamo che è una affermazione sicuramente, insomma, poi alla fine sta dimostrando in più occasioni, insomma, il suo valore, che secondo me è stato poco sfruttato negli anni passati, perché secondo me questo ragazzo poteva dare tantissimo, non ho mai capito il motivo, insomma, io l'anno scorso l'ho portato per pochi, per un mese a Bisignano, poi giustamente avevo impegni universitari, quindi non è riuscito a venire tutte le volte. Però io penso che anche negli anni addietro, essendo il 94, insomma, poteva avere altri palcoscenici tranquillamente. Insomma. Ruffo merita un po' di riposo? E diciamo che Ruffo potrebbe meritare un po' di riposo, però adesso non è il momento. Iannace si poteva sostituire? No, guarda, io penso che Iannace si poteva sostituire, però preferisco non sostituirlo perché gli voglio dare molta fiducia. Perché questo è un ragazzo che ha bisogno di molta fiducia, anche se commette degli errori, come penso li commettiamo tutti, sia io dalla panchina che i ragazzi dal campo, però è giusto non attaccarlo troppo, ma farlo giocare, perché secondo me è un giocatore di buone qualità e va un pochettino incoraggiato un po' di più. Cosa l'ha sorpresa nella classifica tra i risultati della nona giornata? Ma sicuramente mi hanno sorpreso la sconfitta del Lago, perché comunque era un risultato che non ci aspettavamo, e penso che questo sia il risultato più che mi ha sorpreso, perché comunque quello del Trenta ci può stare, perché comunque il Di Pignano è una squadra che secondo me, come dicevo nelle altre interviste, è una delle squadre più forti del campionato. Non abbiamo ancora affrontato l'argomento arbitri, perché mai l'abbiamo sentita lamentarsi, né durante né dopo le partite. Come valuta fino ad ora il loro operato? Hai detto una parola importante prima, non mi sono mai lamentato degli arbitri. Io in 4 anni che faccio l'allenatore, questo è il 5º, e non mi sono mai lamentato degli arbitri, perché io penso che si trovano di fronte 40 persone, quelli in campo e quelli in banchina, se non di più, anzi siamo quasi 40, e devono decidere da soli, senza guardalini, senza niente. Quindi possono sbagliare, sono umani come lo siamo tutti, quindi non mi sono mai lamentato e mai mi lamenterò degli arbitri. Finora abbiamo avuto ottimi arbitri che ci hanno comunque diretto queste gare, quindi insomma non c'è niente da lamentarsi, ma anche se diciamo c'era qualcosa che sbagliava, cioè, va bene lo stesso. Che possiamo sbagliare noi in campo con una parola detta in più, penso che possano sbagliare pure loro. Vorremmo sottolineare come gli arbitri siano diventati una categoria a rischio, specie nelle basse categorie. Dalle tribune spesso si sentono frasi offensive nei loro confronti. È un fatto di cronaca, proprio dell'ultima domenica, che in un paesino poco distante dal suo, un arbitro è stato intimidito e preso per la gola. In un altro ci sono stati lanci di petardi a fine partita. Secondo lei, cosa si può fare per cambiare atteggiamento in campo e fuori verso queste forme di violenza? Io penso che si potrebbe fare tanto. E innanzitutto mettere in risalto quando le partite vanno a finire tranquillo, no? Anche da parte dei giornalisti, cioè, senza citare tutte queste cose molte volte che comunque implicano ancora di più alla violenza. Io penso che sospendere una partita e dare perso la partita alla squadra di casa o di chi sono questi tifosi sarebbe la cosa ideale, così iniziamo a far capire anche alla società che devono allontanare questi tipi di tifosi, che secondo me non sono tifosi ma vanno lì allo stadio soltanto per dar fastidio a chi durante una settimana lavora per preparare una partita, suda tantissimo per poter fare tutto questo. E quindi penso che insomma iniziamo a sospendere qualche partita e vediamo che così riusciamo ad allontanare questo tipo di persone. In altri campi, sottolineiamo non nel suo, abbiamo notato che anche mamme o bambini infieriscono con toni non sempre accettabili contro gli arbitri o gli stessi giocatori avversari. Quale potrebbe essere, secondo lei, un esempio sano
che potrebbero dare le squadre in campo di manifestazione contro questi atteggiamenti e toni? Ci sono, possono essere tantissimi, diciamo, di manifestazioni affinché tutto questo finisca. Diciamo, noi non ci siamo abituati a queste cose, quindi dire una soluzione è difficile perché non ci ho mai pensato, perché il nostro modo di fare sport è tutt'altro. Io penso che ci sono gli organi di competenza, insomma, qual è la Lega e qualche altra cosa che possono, ma anche le società stesse possono mettere fine a tutto ciò. E a me è capitato anche di vedere delle cose anche nel settore giovanile, insomma, io non concepisco che un genitore, mentre gioca il figlio, inizia a fare l'allenatore, inizia a fare l'arbitro, inizia a fare tutto, cioè non è possibile, deve fare il genitore. Perché penso che si sentirebbe brutto un genitore se un arbitro va a fare il genitore al posto suo, no? Quindi ognuno ha i propri ruoli, secondo me si va avanti nella vita calcistica. Lei ha un dialogo diretto con la sua tifoseria? Sì, c'è un dialogo diretto e anche molte volte di scontro tra di noi, perché ci sono alcune cose che a me non stanno bene. In linea di massima finora non c'è stato niente da dire. L'unica cosa che non mi è piaciuto domenica scorsa è quel piccolo diverbio che c'è stato con un giocatore dell'Eugenio Coscarelli. Lì ho parlato con il capo ultra e mi ha detto che non si sono capite, perché non era rivolto a lui, ma era tra il giocatore nostro e il capo ultra. Quindi diciamo che si è intromesso un pochettino l'avversario, però alcuni atteggiamenti a me non stanno bene, anche perché il mio motto di allenatore è quello della disciplina. Non a caso, insomma, sono 4 anni, come dicevo prima, questo è il 5º, e finora come allenatore ho vinto 4 coppe discipline nelle squadre che sono state. Ci proiettiamo ora nella prossima partita. Domenica i ragazzi incontreranno il Figline. Che squadra è secondo lei? Ma da quello che mi hanno detto un pochettino, io ho parlato anche con Urlandini che l'ha vista giocare a Rota Greca, mi ha detto che è una squadra molto, diciamo, una squadra abbastanza organizzata e molto fisica, quindi diciamo che mette le partite un po' più sulla parte fisica, diciamo, più che tecnica. Quindi vado un pochettino tra stasera e l'altro allenamento ad organizzare un pochettino il tutto più sulla parte tecnica, no? E quindi sicuramente sarà una partita dove dovremmo giocare un po' di più la palla, cercare di giocare un pochettino più sia con i centrocampisti che con gli esterni, come un pochettino abbiamo fatto anche domenica. Comunque avevamo preparato una partita più sulle fasce e non a caso i gol sono arrivati, 3 gol sono arrivati dagli esterni. Quindi un pochettino sarà più o meno un po' simile come quella dell'Alto Monte. Stiamo vedendo anche per dare risposte a tutte quelle cose che sono successe nelle altre cambi, di cercare di fare un gemellaggio con questa squadra, perché già l'abbiamo con il Lago, anche perché il portiere è il cugino del nostro attaccante di Ruffo, quindi vediamo un pochettino se possiamo creare un gemellaggio e magari anche pranzare insieme domenica, come facciamo tutte le domeniche, no? Noi vi seguiremo. Certamente, ci farà molto piacere che ci seguite, anche perché sarebbe una cosa molto importante e un segnale appunto per il modo come abbiamo noi di concepire lo sport. Cioè possiamo anche pranzare insieme, poi andiamo a fare la partita e poi facciamo il terzo tempo anche e di nuovo, perché comunque lo sport è questo, cercare di raggruppare più persone e stare unite, insomma, scambiarci delle idee, scambiarci delle opinioni. Poi alla fine, una volta che è finita la partita, è finito tutto. Per il risultato, cosa teme di più di questa partita? Diciamo che questa partita, io 2 mesi fa, quasi 2 mesi fa, l'ho sognata. Il sogno non è stato bello, perché al 90° abbiamo perso, ci aveva fatto il gol di testa il numero 10. Quindi speriamo che i sogni sono, come si dice, al contrario. E quindi vediamo un pochettino. Diciamo che come tutte le partite io temo tutte le squadre, perché come caratterialmente io non sottovaluto nessuna squadra, anche se giochiamo con l'ultima in classifica che magari non ha fatto neanche un punto, per me è una squadra che può darci fastidio. Ci vediamo il caso anche il Custrend, che magari non era quotato, domenica ha fermato il Lago, quindi per me tutte le partite sono importanti, tutte le partite devono essere concepite come una finale. Da questa qui abbiamo altre 13 finali, quindi insomma vediamo di portarle al meglio. Che condizioni hanno i suoi ragazzi? Sarà confermata la formazione schierata con l'Atletico Altomonte? Già mi chiedono la formazione, insomma, molto
No, beh, sicuramente come sempre ci sarà qualche cambiamento, perché è nel mio motto non far mai stare tranquilli i ragazzi, quindi cambiare qualcosina, così anche gli allenamenti si impegnano un po' di più. Diciamo come schema siamo lì sul 4-4-2 come abbiamo fatto l'Altomonte, però cambierà qualche elemento. A che punto sono gli infortunati? Diciamo che uno l'abbiamo recuperato perché è venuto a fare allenamento, l'ultimo allenamento, che è Galasso. Ho avuto un infortunio contro il Coscarello, anche se diciamo che non è disponibile per essere impiegato poi domenica. Corno ancora, ce n'ha ancora per un bel po', quindi diciamo che gli altri insomma sono a buon punto. Penso che Gariate dovrebbe rientrare fra una decina di giorni. Penso che insomma recupereremo altre forze che sono molto importanti. La cosa più importante è che stiamo recuperando le persone che per un po' sono rimasti fuori, tipo il Basile, tipo lo stesso Passarelle, Salerno, che comunque potranno dare una grande mano a questa squadra. Io dico sempre che più siamo e meglio stiamo. I suoi ragazzi hanno dimostrato di saper giocare anche sull'erba. È il caso di pensare all'erbetta per il campo dell'Oreste Angotti? Io penso che insomma sarebbe una cosa importantissima. Questo ne dobbiamo parlare poi a fine campionato, quando ci sederemo a tavolino con giustamente anche l'amministrazione per poter programmare. Tutto dipende da quello che succede quest'anno, no? Perché giustamente se riusciamo a vincere il campionato possiamo anche fare delle richieste un po' particolari anche all'amministrazione, no? Ma io penso che per il momento non ne abbiamo bisogno, vediamo di chiudere qualcos'altro che è più importante. Però diciamo che si trovano bene, abbastanza, quindi vedremo. Sarà il terzo desiderio. No, il terzo desiderio è un altro. Ok. La ringraziamo, mister. Alla prossima.